Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video recensione su WKT Fitness TV. Oggi vi mostro un prodotto, una bilancia digitale in potenziometrica con app dedicata, molto interessante, che ho scoperto pochi giorni fa. Intanto vi mostro come si presenta la confezione. Questa è la Yangdu. Allora, ve la mostro perché è un prodotto veramente ben fatto. Questa è la scatola. Quando arriva a casa con il manuale, c'è l'app da scaricare, molto semplice, c'è il QR code che basta fotografare, sta qui, non lo zoom, altrimenti mi apre l'applicazione automaticamente. C'è il QR code che ovviamente con la telecamera vi basterà identificarlo e vi aprirà automaticamente l'App Store o comunque il Market Store, adesso non so neanche il nome, mi sfugge di Google e potrete da lì scaricare l'applicazione dedicata. Questa è la bilancia. In questo video poi vi mostrerò anche un confronto, un paragone con la Renfo che ho io a casa, che è leggermente, ma abbastanza più piccola. Voglio mostrarvi anche il confronto fra le app che ci sono. Allora, intanto ve la mostro perché è veramente ben fatta. Allora, ha la forma del corpo di una donna, quindi ecco, va bene sia per maschi che per femmine. Ovviamente hanno messo questa similitudine femminile, non so per quale motivo, forse hanno ritenuto più opportuno la forma di una donna. La bilancia si presenta molto ben fatta, ben rifinita, sottile, quindi riponibile tranquillamente anche in un armadio o in una cassettiera se si ha una cassettiera in bagno. Il cristallo è veramente ben rifinito e le valutazioni sono molto molto buone. Come sapete, io ho tante bilance diverse, quindi ho la Danita, è spettacolare, cioè quella è quasi professionale. Ho la Omron, la BF511, ho la Renfo, appunto, quella che già avete visto tante volte anche in altri miei video. Questa bilancia qua, però, a dispetto di tutte le altre, ha un pregio che nessuna ha. Questa bilancia qua non necessita di pile, perché ha la batteria interna al litio. Dura molto tempo. Volevo mostrarvi anche il display, molto molto chiaro. Ovviamente, adesso faccio pressione un po' il pollice per mostrarvi l'attivazione della bilancia, veramente molto preciso anche senza usare l'app, perciò ci darà il peso corporeo a prescindere dall'app, ma avere la batteria interna è una grandissima comodità. Quindi il giorno in cui magari a casa non mi trovo le pile, non c'è problema, basta che attacco il cavetto qua dietro e automaticamente mi si ricarica al volo. Perciò ovviamente questo è un aspetto da non sottovalutare. Durante tutto il video vi mostrerò poi come, diciamo, il confronto che c'è fra l'app dedicata a Renfo, l'app della Yangdu, che andremo a vedere poi nel dettaglio, è questa. Si presenta in questo modo qua. È molto molto precisa, molto ben fatta. Si chiama Scale Up, è assolutamente facilissima da scaricare ed è anche ben recensita. Ovviamente parliamo sempre di prodotti che sono comunque di fascia medio-bassa, perciò non pensiamo di trovare lo strumento che ci risolverà la vita. Se ti interessa scoprire questa bilancia, in descrizione c'è il link per magari provarla. Ti ho messo anche, se sei curioso, la possibilità di vedere le altre recensioni sulla Danita e sulla Renfo, appunto, almeno potrei fare un confronto un po' più dettagliato. Ma andiamoci a vedere passo passo l'applicazione, la pesata e come sfruttare e comparare le app di Renfo piuttosto che di Yangdu. Andiamoci di corsa a vedere il video. È vero, possiamo pesarci anche senza usare l'app, però senza l'app abbiamo solo il peso. Quindi scarichiamo l'app, entriamo nell'app, iniziamo ad impostare tutti i nostri dati e poi iniziare la misurazione. Come vedete è molto semplice, basta inserire il nome, il compleanno, l'altezza e gli obiettivi da raggiungere, in questo caso del peso. Inseriti correttamente i dati, partirà l'app ufficiale Yangdu già completa e ci chiederà di utilizzare appunto il Bluetooth perché la bilancia si collega al Bluetooth. Quindi, una volta che è concesso l'accesso al Bluetooth, andiamo sulla bilancia e farà il calcolo del nostro peso e ci comparirà sulla grafica. Mi accorgo che la rilevazione è fatta in libbre, quindi clicco su Mi, entro nelle impostazioni e modifico da libbre a chilogrammi. Abbiamo anche la possibilità di scegliere con quale app coordinare il peso corporeo con tutti gli altri valori. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio, voce per voce, quelli che sono i parametri che la bilancia riconosce e sui quali magari sarebbe giusto
per perfezionare il proprio stile di vita o comunque magari porre rimedio quando ce n'è bisogno. Avete visto lì adesso il mio parametro nutrizione, adesso il peso corporeo dice da perfezionare perché è richiesta un po' più di massa, ho messo come target 76 anche per l'altezza, il BMI o BMI attualmente è sano. E andiamo a vedere anche il grasso, 16-14 rispetto della Renfo è leggermente più alto, però comunque un valore che ci sta. Per quello che riguarda il peso del muscolo, nello standard si può fare ancora meglio. Il grasso viscerale, quello che riveste gli organi, deve rimanere basso. Io cerco sempre di gestirlo sotto valori comunque ottimali. Il livello dell'acqua almeno intorno al 60-63%, soprattutto per un uomo. Poi ovviamente ci sono delle piccole differenziazioni da fare. L'ossatura, diciamo, personalmente ho un picco di ossatura standard, ma la macchina addirittura ci dice come poter fare per stare meglio. Quindi ecco, è importante non trascurare queste valutazioni, seppur non particolarmente soggettive, però comunque interessanti. Questo è il metabolismo basale, quindi a riposo, quanto consumo quando, diciamo, per vivere, è molto verosimile anche rispetto alle altre bilance con cui l'ho misurato. Il peso del grasso, il muscolo scheletrico. Qua richiede addirittura un perfezionamento, quindi ecco, diciamo, tenere conto di questi valori è importante perché ci permette di avere una visione a 360 gradi del nostro peso, che non è limitata alla semplice bilancia anni 80. Questa macchina devo dire che è estremamente precisa, quindi anche con l'app appunto di riferimento fa un lavoro egregio, per il costo che offre è senza dubbio ottimale. E vi ripeto, a me ha stupito, quindi è un prodotto che consiglio veramente a tutti quanti, a tutte le persone che vogliono avere uno strumento così all'avanguardia ad un prezzo però contenuto. Sull'analisi della proteina addirittura mi dice che devo avere un disturbo quando la proteina non viene digerita o assorbita, e purtroppo è vero. Concludiamo la visione degli indici con la massa magra, ovvero i miei 61,4 di massa magra, per definire il muscolo all'interno del corpo. Poi volevo confrontare appunto i valori con la Renfo, l'applicazione Renfo, dove mi mostra un 13,3 di grasso corporeo, quindi leggermente più basso, avendolo però verificato anche con bilance più precise, è molto similare, è più, forse anche più verosimile questo della Renfo come dato. Ovviamente siamo lì a contare veramente le poche percentuali, mentre su tutto il resto è molto simile. E a dispetto dell'altra, della Yongdu che abbiamo appena visto, mi dà dei valori e delle specifiche molto più precise e interessanti. Allora, se devo valutare i dati nudi e crudi, forse Renfo è leggermente superiore e più precisa. Se invece devo valutare quelli che sono gli oggettivi dati presi da Yongdu con tutte le spiegazioni, senza dubbio l'applicazione Yongdu è molto molto superiore. Insomma, che te ne pare? Questa bilancia assolutamente è da provare. Io credo proprio che la terrò perché mi ha convinto e credo che sia tra le migliori per queste di fascia medio-bassa in giro sul mercato. Il fatto della batteria inclusa è una cosa eccezionale. L'app così dettagliata mi ha veramente, veramente colpito. Beh, non ti resta che iscriverti a WKT Fitness TV e scoprire tutte le recensioni sul nostro sito wkpatfitness.com, dove troverai anche tanti altri articoli e tanti programmi gratuiti da poter scaricare e fare in questo momento a casa, ma potrai fare poi dove vuoi tu, in palestra, al parco o dove ti sembra più opportuno allenarti. Ciao a tutti, buon fitness dal vostro personal trainer, buon allenamento e alla prossima!